per Renault, innovatore e pioniere della mobilità elettrica, sviluppare i veicoli elettrici non significa solo progettare nuovi veicoli, ma anche promuovere un'ampia gamma di servizi per creare attorno ad essi un ecosistema sostenibile. L'isola di Porto Santo è piccola e ha lottato a lungo per soddisfare il proprio fabbisogno e approvvigionamento energetico. Era costretta infatti ad importare la maggior parte dell'energia basata su combustibili fossili. Oggi, grazie ad un programma battezzato Smart Fossil Free Island, il governo regionale di Madeira ha creato la prima Smart Island europea basata su un innovativo ecosistema elettrico, utilizzando tecnologie connesse e sostenibili per consolidare l'indipendenza energetica di Porto Santo e promuovere la produzione di energia rinnovabile mediante la decarbonizzazione della mobilità. Empresa d'Electricidade de Madeira, produttore e distributore di energia sulle isole portoghesi di Madeira e Porto Santo, ha scelto Renault come partner per le soluzioni di mobilità elettriche basate sui veicoli elettrici, le batterie Second Life, la ricarica intelligente che chiamiamo Smart Charging e la ricarica bidirezionale, il Vehicle to Grid. Ad un anno e mezzo del lancio del progetto, tutti i partner hanno fatto una prima valutazione. L'obiettivo del gruppo Renault è costruire un modello riproducibile su altre isole, quartieri o città, spinto dalla stessa vocazione, quella di implementare su ampia scala delle soluzioni di mobilità elettrica accessibile a tutti. Questo progetto illustra anche l'impegno del gruppo Renault in partnership pubbliche e private al fine di creare soluzioni di mobilità sostenibile per tutti, in linea con la strategia di diventare un protagonista di spicco negli ecosistemi elettrici e un fornitore di soluzioni di mobilità intelligente per la Smart City del futuro. Il progetto si è svolto in tre fasi. Inizialmente 20 residenti volontari di Porto Santo hanno utilizzato 14 Zoe e 6 Kangoo ZTE per le loro esigenze quotidiane. I veicoli sono stati ricaricati in modo intelligente, dunque smart charging, grazie a 40 colonnine di ricarica connesse, private o pubbliche, installate da IEM e Renault sull'isola. Alcuni veicoli sono andati ancora oltre nell'interazione con la rete, essendo in grado di restituire elettricità in concomitanza con picchi di consumo. Inoltre, batterie di seconda vita provenienti da veicoli elettrici Renault sono state utilizzate per immagazzinare l'energia supplementare prodotta dalle centrali solari ed eoliche di Porto Santo. Stoccata, appena prodotta, questa energia è stata reinserita nella rete per le esigenze locali. Il gruppo Renault dimostra così, per la prima volta, di essere capace di riutilizzare le sue batterie di seconda vita in un ecosistema locale. Pioniere e leader della mobilità elettrica in Europa, il gruppo Renault va oltre il suo ruolo di costruttore automobilistico e diventa protagonista degli ecosistemi elettrici ed energetici intelligenti. Il veicolo 100% elettrico dimostra la capacità di Renault di creare innovazioni di rottura per far progredire l'automobile. La rivoluzione elettrica cambia la nostra vita quotidiana al di là dei trasporti. Innovation by Renault. Renault, drive the future.